Pace a te, anche oggi siamo insieme in questo culto di adorazione a Dio, forse è la prima volta che sei insieme con noi, questo è un culto di adorazione, cioè di partecipazione. Partecipare vuol dire quando preghiamo, tu preghi insieme con noi, quando cantiamo, canti insieme con noi, quando meditiamo la parola, tu con Dio. Attenzione, cerchi di assorbire più che puoi, chiedendo a Dio che attraverso la sua parola ti parli. Devi creare una connessione diretta, virtuale con Dio. Dio è seduto sul trono, Gesù Cristo è seduto alla destra di Dio, sul trono della grazia. Lo Spirito Santo fa da tramite, porta nel nostro cuore. Il sentimento divino per dirci quello che vuole dire. Perciò noi dobbiamo virtualmente rivolgere il nostro sguardo, lo sguardo del nostro cuore verso Cristo, chiedendo di partecipare la sua parola ai nostri cuori. Quando tu ascolti quel che dico io, ascolti attraverso gli orecchi, ma lo Spirito Santo trasferisce... La Sua parola al tuo cuore e questa è opera spirituale. Ebbene, prima che andiamo avanti, però, dato che è opera spirituale, vogliamo pregare insieme. È un tempo dedicato al Signore. Egli dice: Dove sono due o tre radunati nel mio nome, io sono presente per operare. Perciò insieme stiamo dedicando questo spazio di tempo consacrato a Dio. Nella dimora del Signore abbiamo cantato, la dimora del Signore in questo tempo siamo noi perché siamo diventati il tempio dello Spirito Santo ed è Lui che con la sua presenza ci santifica. Non è il luogo perché... Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, egli dimora nel cuore di ogni credente, perché Dio è spirito, influenza il nostro spirito, si incrocia col nostro spirito e ravviva la nostra vita spirituale. Perciò preghiamo insieme il Signore, prega insieme con me, chiediamo che lo Spirito Santo agisca ed influenzi la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, la nostra casa, la nostra famiglia, le cose che facciamo. Perché lo Spirito Santo è colui che crea dentro di noi un'atmosfera diversa che è quella divina. Andiamo a lui col cuore. Prega insieme con me. Chiudi gli occhi, apri il cuore e diciamo insieme al Signore: Signore, abbiamo bisogno di Te. Veniamo a Te, O oh Dio onnipotente, nostro Dio, nostro Creatore. A Te, Gesù, nostro Signore e Salvatore. A Te, Spirito Santo, nostra Guida e Consolatore. Guida tu questo culto, guida tu la nostra mente, guida tu i nostri sentimenti. Nel nome di Gesù Cristo invochiamo la tua divina presenza ed insieme ti diciamo, non indurci in tentazione ma liberaci dal maligno. In questo spazio di tempo, Signore, desideriamo avere comunione con te, perciò nel nome di Cristo dichiariamo guerra ad ogni sentimento. Di natura diversa ogni essere immondo, ogni spirito malvagio, ogni demone, nel nome di Gesù Cristo li scacciamo di uscire fuori dalla nostra mente, dai nostri cuori, dalla presenza dell'Iddio Onnipotente e chiediamo a te, Spirito Santo, Spandi la tua presenza su quest'assemblea, influenzaci e che il dominio del tuo Santo Spirito, Dio Onnipotente, regni su ciascuno di noi e su tutta l'assemblea. Insieme ti preghiamo per quanti hanno dei bisogni particolari, insieme ti preghiamo per tutti coloro che fanno richieste di preghiera tra credenti e credenti, ed anche a noi. Nel nome di Gesù li presentiamo a te perché tu conosci il loro bisogno e ti chiediamo, per amore di Cristo, di rispondere ai bisogni di ognuno e di qualsiasi natura, perché tu sei lì Dio onnipotente e tu puoi ogni cosa al di là di quel che noi possiamo pensare. Perciò affidiamo a te. Questo culto ci affidiamo noi stessi a te, dicendoti: opera, parlaci, rinnovaci, guariscici, riempici della tua presenza e resta insieme con noi, Dio Onnipotente, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Mettici un bel amen che vuol dire così sia, sì Signore, come dire, io partecipo in piena coscienza davanti a te Signore perché desidero che tu operi e parli al mio cuore in questo giorno. Leggiamo insieme il Salmo numero 103 dal verso 6 al verso 12. Leggiamo insieme e seguiamo le indicazioni che troviamo in questo salmo meraviglioso? Leggiamo dal verso 6. Salmo 103, dal verso 6 lo leggiamo insieme. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso, è clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, non contende con noi, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Alleluia. Quando noi andiamo a Lui con tutto il cuore, confessando di esser venuti meno e ci accordiamo con lui dicendo Signore hai ragione aiutami a cambiare perdonami egli è pronto ad operare a lavarci purificarci con il sangue di Gesù Cristo suo figlio e come abbiamo letto nel verso 12 rileggiamolo egli allontana il mare da noi, come lontano l'oriente dall'occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Ti diamo lode, onore e gloria, Signore. Alleluia. Vogliamo insieme cantare un altro bel canto e canta insieme con noi, il numero 145 che dice, grande sei tu. Esprimiamolo col cuore, lodiamolo dicendogli, Signore, tu sei grande perché non c'è nessuno come il Dio, Dio creatore, nostro Dio onnipotente. Cantiamolo insieme. Ebbene, c'è un altro bel canto che vogliamo cantare, il 703, che dice, Gesù risolvere può ogni problema mentre lo canti, mentre lo cantiamo. Esponi i tuoi bisogni al Signore, egli può intervenire mentre noi ci presentiamo a Lui. Dentro di te, sicuramente, ci sono dei problemi che ti pesano, che appesantiscono il tuo cammino, che ti fanno piegare. Senti sulle tue spalle come un peso continuo, come portare 30-40 kg sopra di te. Dentro esponi questi pesi al Signore. Egli vuole aiutarti mentre tu gli dichiari qual è il peso, lui può risolverlo. Ti dà una parola diversa, ti fa vedere il problema con un'altra prospettiva oppure te lo risolve immediatamente. Lui ha questo potere, mentre siamo nella sua presenza, approfittiamone, mentre lo cantiamo, con una volontà forte, diciamo. Signore, io metto nelle tue mani questo mio problema, visto che tu sei colui che può risolverlo. E lui vedrai che mentre cantiamo questo canto senti il peso che scompare, come se si evaporizzasse, si scioglie. Come la nebbia quando arriva il sole, perché egli è il sole di giustizia e dissolve ogni problema alla sua presenza, alla sua presenza si, si scioglie come la neve al sole. Alleluia. Andiamo a Lui, cantiamolo col cuore, mentre egli opera dentro di noi. Alleluia. su risolvere un po' ogni problema Egli spostare potrà ogni montagna Egli la calma salta in ogni tempesta E di più grande. i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo. Amico mio, lui avrà cura di te. Gesù risolve nel cuore. E problema Egli sposta e potrà ogni montagna Egli la calma sa stare in ogni tempesta Ed il più grande dolore sa consolare Lui da solo portò su di sé i pesi Lui avrà cura di te, Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo, amico mio. Lui avrà cura di te, Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo, amico mio. Lui avrà la dite Gesù solo portò su di sé i pesi del mondo Amico mio lui gli avrà la dite Lui venne e fece un'opera potente un nuovo patto nel suo sangue. Venne e si sostituì a me e a te, pagando le colpe dei nostri misfatti, pagando lui sulla croce per noi. Noi abbiamo sbagliato e lui ne pagò il prezzo e per non dimenticare perché normalmente noi dimentichiamo le persone dimentichiamo facilmente egli attraverso la santa cena e il pane e il vino disse fate questo in memoria di me cioè in modo che noi non dimentichiamo mai quell'opera che gli ha fatto in nostro favore quante persone sono venute e non sappiamo più neppure se sono venute o meno mentre il signore gesù cristo che è venuto nel nostro cuore attraverso questa grande opera che ha fatto in nostro favore lo ricordiamo tutti i giorni perché man mano che camminiamo e continuiamo a sbagliare, Egli ogni giorno ci continua a lavare ed abbiamo un ricordo perpetuo finché andiamo con Lui. E saremo per sempre con lui. Egli è venuto in un modo speciale, egli è venuto come Dio, diventando vero uomo, figlio di Dio e diventato figlio dell'uomo per far diventare noi figli di Dio ed ora ci ha cambiati. Non diventiamo divini, ma diventiamo nuove creature in preparazione per il cielo e avremo un corpo glorificato come il suo nel momento che ci trasferiamo da qui al cielo. Cantiamo il canto numero 884, che ci dice proprio questo. Ehi venne per fare un'opera potente in tuo e in mio favore. E noi lo vogliamo lodare, è l'unica cosa che possiamo fare. Cantiamolo insieme. Canto 737 dice che questo stesso Gesù che venne per compiere questa opera di salvezza si abbassò ad assumere il corpo umano come il nostro, figlio di Dio, Figlio dell'uomo, è colui che ha creato l'universo intero. L'universo vuol dire senza fine. La nostra mente vacilla nel pensiero dell'universo. Andare avanti, 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 senza fine. Egli ha preso un corpo umano, si è interessato per ciascuno di noi per portarci a salvezza, per poi regnare insieme con lui per l'eternità. Cantiamo questo canto e guardiamoci intorno e diamogli gloria perché egli è grande e grande e grande. Questa parola non so come poterla ripetere se lo diciamo per tutta la nostra vita, grande, 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 neppure riusciamo ad esprimere la sua grandezza cantiamolo insieme. La sua grandezza è senza fine, perciò possiamo lodarlo, benedirlo e glorificarlo. Vogliamo insieme pregare che lo Spirito Santo ci parli attraverso la sua parola, faccia crescere la nostra fede in lui. Sì, preghiamo insieme. Signore, veniamo a te insieme con il fratello, con la sorella, con coloro che siamo insieme in questo spazio di tempo. E ti chiediamo di assisterci nell'amministrare la tua parola, che essa possa raggiungerci o giungere al nostro cuore, unta dal tuo Santo Spirito. Essa contiene la tua onnipotenza. La tua unzione vuol dire con la tua presenza che agisce dentro di noi, ci parla, coglie l'occasione, per inseminare quella divina tua parola che fecontata dallo Spirito Santo aumenta la nostra fede in te e ci fa camminare nei tuoi sentieri, nelle direttive che vengono da te. Parlaci in questo giorno, te lo chiediamo insieme nel nome di di Gesù. Amen. 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 Gloria al Signore. Leggiamo insieme in Numeri capitolo 13 verso 17. Dice così: Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro Andate su di qua per il mezzogiorno, poi salite sui monti. Il messaggio dice, Mosè li mandò ad esplorare il paese. Dio aveva liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto per portarli nella terra promessa, ma prima di arrivare nella terra promessa dovevano attraversare il deserto. Questa è la figura di ognuno di noi. Noi per natura siamo nati come in Egitto, schiavi dal sistema mondano che il nostro nemico comune ha pianificato e ci siamo cresciuti dentro. Ma un bel giorno, proprio in questo deserto, il Signore Gesù Cristo è venuto per creare un nuovo cammino, un cammino di fede verso la terra promessa. Per noi, la terra promessa non è Canaan, ma è il cielo, l'eterna eredità divina e la ricchezza di vivere eternamente con colui che ci ha creati. Nel verso 18 continua la raccomandazione di Mosè verso questi dodici uomini che stavano per partire. Leggiamo insieme. Gloria sia resa al Signore. Verso 18 dice così. E vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o debole se è poco o molto numeroso. Gli esploratori dovevano determinare i punti forti o deboli del popolo e dei terreni, se erano fertili o meno. Questa parola, se sono forti o deboli, dà proprio l'impressione che Mosè stava vivendo un momento di poca fede. Sai, noi uomini possiamo essere anche grandi servitori di Dio, ma a volte come ci esprimiamo non dimostriamo di essere pieni di fede. Dobbiamo sempre alimentarci. Forti o deboli, che vuol dire? Cioè, se sono forti, non ce la facciamo? Se sono deboli, sì. Aiutaci, Signore. Solo Gesù Cristo non ha mai tintinnato nella fede perché egli aveva un'alimentazione continua con il Padre, non si lasciava andare, ma noi uomini, grandi o piccoli, abbiamo sempre dei momenti dove veniamo meno, se porte o debole. Nella fede forte o debole era Dio che lo doveva dare, loro dovevano solo prendere possesso e perciò noi possiamo essere grandi servitori del Signore o appena che cominciamo oggi. Dobbiamo sempre mantenere un livello di fede che viene attraverso la nostra comunione con Dio. Nel verso 25 leggiamo, Signore, tu sei grande. Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese. Leggiamo fino al verso 27 e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese, fecero il loro racconto e dissero, noi arrivamo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese che, dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti, bellissimo. Quale fu il resoconto? Era proprio come Dio gli aveva detto, un campo ricco dove, figurativamente usano un linguaggio, dove scorre il latte e il miele. Quando Dio ci dice qualcosa, noi per la fede dobbiamo credere e basta, che poi abbiamo i riscontri. Benedetto Dio, però dobbiamo esercitare la fede in quello che dice Dio. Era proprio come il Signore aveva detto. Però c'è un problema, dicono loro. Nel verso 28 noi vediamo sempre le cose diverse da come li vede Dio. Però il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Subito lo scoraggiamento arrivò. Pensa per un attimo. Le notizie venivano seguite, magari chi c'era che ascoltava diceva: Gloria a Dio! È proprio vero quello che ha detto Dio. Oh, adesso ci andiamo! Ma tutto un tratto. Questo verso mette paura e timore. E cosa succede? Si sgonfiano le ruote. Signore aiutaci. Il coraggio e la paura. Leggiamo nel verso 30 cosa succede. Signore, aiutaci. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Non abbiamo letto il verso 29. La paura da un colpo alla fede. Quando ci vince la paura ci manca il coraggio. Diceva uno una volta, io il coraggio ce l'ho, solo è la paura che mi frena. E in contrasto leggiamo il verso 29. Verso 29 dice così. Gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese. Gli Titi, i Gebusei e gli Amorrei, la regione montuosa, i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Allora, nel 28 c'erano i giganti e poi c'erano tutti i nemici. Questo in timorì. Ora c'era il buono, ma c'erano delle difficoltà. I risultati erano quello che Dio aveva detto. Il paese era così ed era appetibile, però c'era una difficoltà. Eh Signore aiutaci. Nel verso 30 Caleb calmò la voce della fede, calmò, li calmò. La voce della fede porta calma. Avevano visto la stessa cosa, ma la leggevano in chiavi diverse. Dio è più forte di loro come abbiamo visto con Faraone. Allora, perché Caleb calmava le persone? Caleb aveva una memoria esercitata. Lui aveva seguito da Ramses, dove abitavano prima, le grandi opere che Dio aveva fatto e perciò lui guardava che c'erano anche i giganti, ma aveva visto già delle opere grandi che Dio aveva fatto e non le aveva dimenticate perché se si trovavano lì era perché Dio li aveva portati fin lì. Quell'esercitazione della fede che li aveva portati ad arrivare fino in quel deserto era dovuto a Dio e non alle difficoltà che non li avevano potuto bloccare. Perciò nel verso 30 lui con forza Esprime la sua fede. Leggiamolo un'altra volta. Addio sia la gloria. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. La leggevano in chiave diversa, Dio è più forte di loro, vuole dire, come abbiamo visto con Faraone. E continua nel verso 31 e 32. La nostra mente non deve dimenticare quello che ha fatto il Signore fino in questo momento, così possiamo avanzare fiduciosi. Leggiamo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese che divora i suoi abitanti, tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. Il dubbio spegne la fede, la paura e il dubbio abbattono la fede. Signore aiuta. La fede viene dalla parola di Dio. Se noi restiamo saldi nel nutrirci della parola di Dio, la nostra fede cresce. Se noi cominciamo a guardare le circostanze, entra la paura, il dubbio e lo scoraggiamento. Ma come erano arrivati fino lì? Avevano dimenticato tutto. Adesso non parliamo di loro, parliamo noi. Non so quanti anni hai, non so da quanto tempo conosci il Signore, ma fermati un attimo. Come sei arrivato fin qui? Come siamo arrivati fin qui? Come sei arrivata fin qui? A che è dovuto tutto questo? Alle tue capacità? Sorella, pensa per un attimo. Io ho tanti coetanei che non ci sono più. Tanti sono in posizioni molto peggiori, ma io come ci sono arrivato? Sono stato più bravo oppure lo devo al Signore? Quando noi ci nutriamo della parola del Signore, essa produce la fede, perché nell'insieme della parola di Dio ci porta come il Signore interviene nelle circostanze avverse della vita. La sua parola ci ricorda la grandezza di Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Quando noi non ci nutriamo della parola di Dio, la nostra fede crolla, viene il dubbio, viene la paura viene lo scoraggiamento. Perciò nella scrittura ci dice di che cosa ci dobbiamo nutrire perché cresca la fede nel nostro cuore. In Romani capitolo 10 verso 17 ci dà l'alimentazione che abbiamo bisogno per non fermarci a circostanze avverse nelle difficoltà, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio, dalla parola di Cristo. Quando con i paraocchi guardiamo quello che Dio dice sulla base di quello che abbiamo già visto, la nostra fede cresce. Acquistiamo forza, acquistiamo fiducia. Quando scoraggiavano Davide di non andare contro Goliath, lui aveva già visto come Dio lo aveva aiutato. E infatti lui esprime la scaletta della fede che era arrivato fin lì. Dice... Io pasturavo le pecore di mio padre. Un giorno venne un orso. Io non sapevo come fare per liberare quella pecora, pregando sicuramente perché lui testimonia che Dio lo liberò dall'orso. Non che non si mangiò a lui, lui strappò la pecora dalle, dalle, dalla bocca dell'orso. Un altro giorno un leone fece la stessa cosa nel momento che si trovò davanti Goliath che metteva a bada il popolo di Dio, l'esercito di Israele. Egli sapeva che Dio era più forte di Goliath e che non poteva Goliath fermare l'esercito del Dio vivente dentro di sé. Sentiva uno zelo nel dire: non è possibile, che il popolo di Dio deve soffrire a causa di Dio di questo incirconciso. Quando lo volevano scoraggiare, lui cominciò a testimoniare di ciò che Dio aveva fatto e si fortificava nel Signore. Mentre parliamo delle opere che il Signore ha fatto, mentre leggiamo delle opere che Dio ha fatto, cresce la nostra fede nell'Iddio che compie le opere. Perciò è importante che noi, quando i nostri paraocchi guardano quello che Dio dice, sulla base di quello che abbiamo già visto, la nostra fede cresce. Perciò dobbiamo sapere il metodo di Dio, lo dice Dio che dobbiamo fare. Quando siamo deboli nella fede vuol dire che lasciamo... Ci lasciamo sopraffare dai nostri pensieri e il nemico ci semina dentro, dubbio, paura, e si sgonfia la nostra fede. In Numeri 13:33 dice così: Vi abbiamo visto i giganti. I figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte a loro ci pareva essere cavallette e tali sembravamo a loro. Tiriamo la somma, giganti. Oddio, noi che cosa vediamo? Giganti, oh Dio. I giganti ci sono, tutti e dodici li avevano visti, ma dai risultati che avevano ricevuto per arrivare fin lì, c'era Faraone che era superiore ai giganti, c'era l'esercito di Faraone che era superiore. Ai giganti era un esercito, ma chi li aveva portati fin lì, Dio? E Caleb e Giosuè. Che cosa dicevano? Dio ci li dà nelle mani, eh, Signore, grazie. Tiriamo la somma: giganti o Dio, cavallette o la grandezza di Dio, cioè loro dicevano noi eravamo come cavallette vicino a loro e avevano dimenticato che Dio era più grande, loro si vedevano anche loro come cavallette, avevano perso la visione di Dio, avevano dimenticato gli anni che avevano trascorso per arrivare lì. Avevano, erano le stesse persone che erano partiti nell'Esodo, Esodo, esodo 12:51. Prendiamo un solo verso per avere qualche ricordo. Signore, aiutaci questa mattina. Quello stesso giorno il Signore, alleluia, non loro! Quello stesso giorno il Signore, scritto maiuscolo, fece uscire i figli di Israele ordinati per schiere dal paese di Egitto. Quando noi mettiamo il Signore scritto così in maiuscolo, allora le cose cambiano. Erano passati un po' di anni e avevano visto la potenza di Dio su Faraone, sull'Egitto, le dieci piaghe, la liberazione miracolosa, la manna, come se avessero dimenticato tutto, fratello, la paura, il dubbio, velano il disegno sovrano di Dio, portano l'incredulità. Il disegno di Dio era che dovevano andare nella terra promessa, ma loro si trovavano con la mente velata, non comprendevano più il disegno di Dio, guardavano se stessi e pensavano che dovevano farlo loro. In Luca 9,45 successe la stessa cosa con i discepoli quando Gesù parlava. Leggiamo insieme. Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate. Il nemico ci vela la mente così da risultare incomprensibili e temevano di interrogarlo, questo, questo, questo rigo ci aiuta a comprendere, temevano di interrogarlo su quanto aveva detto, addirittura quando noi cominciamo a retrocedere, non abbiamo neppure il coraggio di andare a Dio per chiederglielo. Temevano. Dio che buono, Gesù era un, insieme con loro, avrebbero potuto chiedere Gesù gliel'avesse spiegato, ma loro temevano quando noi cominciamo a crollare nella fede, quando entra il dubbio. Quando entra la, la paura, quando entra lo scoraggiamento, noi non chiediamo neppure a Dio più, perché si forma intorno a noi come una ragnatela che ci vela e ci fa vedere che siamo chiusi in un box e che non c'è via di uscita. Noi credenti abbiamo sempre la via. Sempre, sempre, sempre Gesù è la via. Quando noi guardiamo a Lui, qui i discepoli si fermarono, non gli chiesero, Gesù gliel'avrebbe detto, ma loro erano presi da timore, il timore ci blocca, Signore aiutaci. <ride> Il timore di chiedere a Dio quello che noi pensiamo non si allinea con Lui, con quello che Dio dice. Perciò dobbiamo ritornare al Signore, alla Sua parola. Abbiamo letto in Romani 10-17, la fede viene dal riascoltare. Ascoltare, riascoltare, consultare, andare a lui e si produce la fede. Leggiamo un'altra volta 10.17. Signore grazie, dobbiamo allinearci. Così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Quando noi non torniamo al Signore aumenta la paura, il timore, lo scoraggiamento e veniamo velati e non troviamo la via di uscita. La via è Gesù, dobbiamo subito andare a Lui per dire, Signore, ho bisogno di te. Noi credenti dice che non siamo mai soli quando noi camminiamo con Lui ed applichiamo nella nostra vita gli insegnamenti che Egli dà e di conseguenza li spandiamo, li trasferiamo a quelli che sono intorno a noi. Lui dice: Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Quando riceviamo Cristo nella nostra vita, Lui è presente sempre. Sorella, fratello, non ti devi vergognare di andare al Signore. E Gli dice: Venite a me. E noi dobbiamo andare perché lui è sempre con noi. Qui sembra come se fossero stati degli abbandonati. Dobbiamo allinearci con il piano della sua volontà. Non possiamo restare nel deserto. Pensa che questi si trovavano nel deserto e non sapevano più. Come andare avanti? Dobbiamo fortificarci nella fede, se no diventiamo una sorgente di lamentela. Ci continuiamo a lamentare. Proprio questo facevano, stancarono Dio a lamentarsi sempre. Anziché lamentarsi, perché non andavano al Signore? Numeri 14, dal verso 1. Al verso 4 allora tutta la comunità gridò di scomento e alzò la voce <ride> ma non a Dio ma Signore aiutaci e il popolo pianse tutta quella notte anche qui fammi guardare in faccia la sorella cioè piangevano tra loro e loro, ma pensa per un attimo se la stessa cosa l'avessero fatta verso Dio, eppure Mosè come insegnante, come servo del Signore, quante volte loro gli portavano tutto il carico. E lui davanti a loro si rivolgeva a Dio e Dio dava le risposte e guarda questi cosa fanno. Leggiamo un'altra volta questo verso, no il verso 1. Ma non verso Dio. E il popolo pianse tutta quella notte. Leggiamo il verso 2 adesso. Tutti i figli di Israele, la miseria cerca compagnia, mormorarono contro Mosè e contro Aronne. E tutta la comunità disse loro, fossimo pur morti nel paese di Egitto. Ecco lo scoraggiamento. Li porta a voler morire o fossimo pur morti in questo deserto. Cominciavano a desiderare di morire nel deserto. Signore, aiutaci. Quando noi desideriamo il contrario del piano di Dio, vuol dire che desideriamo di non farlo. E lo dicevano con tutto il cuore, tanto che morirono veramente lì. Quando noi preghiamo col cuore al Signore, lui risponde, qui che cosa dicevano? Vogliamo morire. Leggiamo il verso 3. Volevano morire a tutti i costi perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada, là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico, non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto, morire a tutti i costi? Nel verso 4 fanno un nuovo progetto. Tutto contrario a ciò che era il progetto di Dio. Vedi, il nemico ci crea le sue logiche quando noi ci lasciamo andare. E si dissero l'un l'altro: Nominiamoci un capo, torniamo in Egitto. Scegliere un altro capo, un altro capo, non più Mosè. Pensa per un attimo. come con tutto il cuore non volevano più seguire Dio, non volevano più seguire Mosè. Scegliere un altro capo, quello che ci torna, quello che ci torni in Egitto, tanti credenti vanno in chiesa, ma tendono più verso l'Egitto che verso il cielo, anche oggi ci sono. Credenti da 30, 40, 50 anni, lungo il cammino, tendono più verso l'Egitto che verso la terra promessa. In questo tempo, che siamo quasi alla seconda, la terza generazione di credenti, ci sono ancora credenti quelli della loro famiglia, che vogliono essere liberi di scegliere. È giusto quando uno ha superato i 18 anni, può scegliere se seguire le vie del Signore o seguire altre direttive. Però il pericolo dov'è? Che molti figli che non vogliono più seguire il Signore vogliono che i genitori seguano loro per tornare in Egitto ci sono dei credenti che i loro genitori si sono convertiti a Dio loro hanno fatto la loro esperienza di 30, 40, 50 anni di fede perché siamo alla terza generazione in Italia, terza, quarta generazione. Adesso i figli decidono di tornare indietro. Vogliono fare la comunione dei bambini, vogliono fare la cresima, vogliono fare tutte quelle cose che non sono scritturali e condizionano i genitori credenti da 40-50 anni, proprio come qui, che devono andare a assistere a quelle feste, perché se no e loro stanno dicendo sì, perché se no si arrabbia il bambino, se no il figlio poi non va più a casa, la figlia odia la mamma. I figli vogliono essere liberi di tornare in Egitto, ma vogliono trascinare anche i genitori e i genitori in qualche modo per far contenti i figli, non si interessano che sono arrivati fino nel deserto e Dio ha fatto tante opere fino a quel momento. Signore, aiutaci, i credenti che vanno in chiesa ma tendono più verso l'Egitto che verso il cielo. Alcuni sono a un passo: a un passo che voglio dire? Se sei convertita da 50-60 anni, sei vicino alla partenza, eh? E adesso decidi di fare contenta al tuo nipote perché deve fare la prima comunione, perché deve fare la, 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 cresima, la cresima, il battesimo nello Spirito Santo, noi torniamo a tutti i riti che si facevano in Egitto quando i nostri padri e noi abbiamo sperimentato la potenza salvifica di Dio. Alcuni sono a un passo. Come la moglie di Lot era a un passo della salvezza, proprio che il cuore non riusciva a poter vedere Sodoma. Perse la salvezza a un passo della, della sua vita, sorella, fratello. Tu devi fare contento a Dio, devi fare contenta a Dio, non, perché non farai mai contenti coloro che vengono da parte del nemico per farti tornare in Egitto. Mosè e Aronne ci danno il modo come bisogna fare. Leggiamo il verso 5. Questi sono gli insegnamenti della parola del Signore. Leggiamo. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele, ma non mormoravano. Leggiamo la differenza che passa dal verso 1 al verso 5. 3 milioni di... E quattro persone allora tutta la comunità gridò di scomento e alzò la voce e il popolo pianse tutta la notte leggiamo il verso 2 signore aiutaci questa mattina tutti i figli di israele mormoravano mormorarono contro mosè contro aronne e contro la spia caleb e josue Tutta la notte disse loro: Fossimo pur morti nel paese di Egitto, fossimo pur morti nel deserto, tutti i figli di Israele facevano questo. E guardiamo nel verso 5 cosa faceva Mosè: Non si potevano mettere insieme. Allora Mosè e Aaron si prostrarono anche loro. Forse piansero anche loro. Davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele, dobbiamo lasciare la compagnia che abbiamo, dobbiamo metterci con gli uomini di fede, con persone che hanno fede nel Signore. Leggiamo fino al verso 8. Signore, questa mattina aiutaci. E Giosuè, figlio di Nun. Allora Mosè, Aronne, Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti. E parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, come è stato fino in questo momento, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorrono il latte e il miele. Signore aiutaci questa mattina. Vedi, quattro persone contro tre milioni di persone. Tre milioni meno quattro. Quelli piangevano, mormoravano, facevano altri progetti, ma progettavano ciò che Dio non voleva. Quei quattro, Signore aiutaci, sorella, fratello. In primo Corinzi, capitolo 15, verso 33, dice così. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, le parole, l'esempio di uomini e donne di fede ci aiutano. Non è la maggioranza che ci aiuta, qui erano solo quattro approvati da Dio, quei quattro valgono più di tre milioni. Sì, sì, dobbiamo stare attenti. Ridiventiamo sobri, torniamo in noi. Alcuni di noi ignorano le vie di Dio, hanno la mente velata, il diavolo ci vela la mente, ci fa perdere il tracciato di Dio davanti a noi. Nel verso 4. Dio non ci sta lodando quando ci muoviamo in questo modo, ci sta richiamando questa mattina. Leggiamo il verso 4, verso 34, chiedo scusa. Verso 34 dice, ridiventate sobri, fratelli, sorelle. Per davvero ridiventate sobri e non peccate perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna, dice la scrittura. Questo non ci fa onore, ma torniamo, non ci ribelliamo a Dio. Non torniamo in Egitto, non preghiamo di tornare in Egitto, non piangiamo per tornare in Egitto, non cambiamo conduttore, Gesù è il nostro conduttore, Egli è la via e ci conduce per la mano fino a destinazione. Quando perdiamo di vista Gesù, ecco che si formano altri pensieri, c'è l'altro capo che ci fa tornare in Egitto. Rileggiamo il verso 34 perché il Signore non ci sta lodando questa mattina. Ridiventa sopra sorella, ridiventa sopra fratello per davvero e non peccare. Perché alcuni non hanno conoscenza di Dio dopo tanti anni, le testimonianze che ci sono nella tua vita, nella tua famiglia: quante volte Dio è intervenuto nei tuoi genitori, nei tuoi familiari. Tu, che sei di terza generazione, hai un curriculum vita e fe, di fede che non lo puoi misurare, non lo puoi buttare nel cestino dell'immondizia, sei responsabile davanti a Dio. 50 anni di fede, 50 anni tua mamma, 50 anni tuo padre, i tuoi parenti, le opere che Dio ha fatto. Come puoi metterti a piangere per tornare in Egitto o per far contento a qualcuno che poi non sarà mai contento? Tu torni nella miseria e perdi il cammino di Dio. Allora ti ha velato veramente la mente Satana. E noi vogliamo sgridare a queste forze diaboliche, demoniache che velano le menti: Signore, soffia col tuo Santo Spirito in questa mattina e crea quella lucidità spirituale che abbiamo bisogno per vedere il cammino che tu hai messo dinanzi a noi. Questo non ci fa onore, ma torniamo, non ci ribelliamo a Dio. Nel capitolo 14, dal verso 9 al 12, leggiamo cosa successe a queste persone. «Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi, non li temete. Signore, grazie per la Tua parola». Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Vedi, quando il nemico comincia ad operare nella nostra vita, incominciamo a cambiare anche i nostri progetti, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Signore, vieni questa mattina e muoviti sulle loro tende. Questa mattina, Signore, nelle loro abitazioni. E il Signore disse a Mosè, fino a quando mi disprezzerà questo popolo, fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro. Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di esso. Fatti passare nella mente. Quante volte il Signore è venuto in aiuto nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo parentato, nella tua chiesa, nella tua comunità. Noi abbiamo preghiere che ricordiamo ogni giorno delle grandi opere che ha fatto nella nostra casa. Mia moglie non si ferma di pregare dopo 46-47 anni di una figlia, la prima figlia che nacque asfittica e che i dottori ci avevano detto che moriva, ma se non fosse morta, restava su una sedia a rotelle per tutta la vita. Abbiamo pregato il Signore e il Signore l'ha cambiata, che gli stessi dottori non credevano più che era mia figlia quando l'abbiamo riportata. Come possiamo lasciare quello che il Signore ha fatto e ha sempre goduto di un'intelligenza al di sopra della media? Che sei grande Signore, come puoi tornare indietro? Questi morirono tutti nel deserto perché così desideravano. Leggiamo nel verso 36 e 37. Signore ti ringraziamo per la tua parola. Leggiamo 13, 36 e 14, 36 e 37. Gli uomini che Mosè aveva andato ad esplorare il paese che tornati screditarono il paese avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui. Il 37 leggiamolo. Quegli uomini dico che avevano screditato il paese morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. Signore aiutaci. Pare che morirono tutti, ma in una volta, non è chiaro, ma tutti videro la loro fine. Avevano minato la fede di tutti gli altri. Sai che quando vieni meno, fratello, sorella, non porti danno solo a te stesso. Tu sorella non porti danno solo a te stessa, porti danno nell'intera comunità quando ti sposti per ritornare in Egitto, per rifare quello che facevi in Egitto. Il Signore non ci loda in questo. In un modo o nell'altro la piaga però continuò. Quei dieci, non sappiamo, morirono subito di piaga, ma comunque gli altri tre milioni, passò un po' di tempo, ma nessuno entrò nella terra promessa. Sorella, vuoi perdere la terra promessa? Fratello? Tu hai fatto tante esperienze col Signore, che fai? Tu sei responsabile. In 1 Corinzi 15,34, rileggiamolo perché così facciamo ancora in tempo di un vero ritorno al Signore. Se dobbiamo piangere per le disavventure che ci avvengono, piangiamo davanti al Signore per un vero ravvedimento. Ridiventate sobri, ridiventa sopra sorella, ridiventa sopra fratello per davvero e non peccate perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Il diavolo vi ha velato la mente, ma noi preghiamo che il Signore possa operare. Lo dico a vostra vergogna. Nel verso 38 leggiamo cosa dice la scrittura. Non primo Corinzi 15-38, ma eh, in eh, numeri 14-38, scusami. Ma Giosuè, figlio di Nun e Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi tra quelli che erano andati ad esplorare il paese. In Primo Corinzi 1,17 dice così. Infatti Cristo non ci ha chiamati a battezzare solamente, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola perché la croce di Cristo non si è resa vana. Noi non siamo chiamati a portare le persone a noi perché noi siamo un punto di riferimento, siamo chiamati a collaborare con Dio perché le persone conoscano Cristo e cosa ha fatto sulla croce per noi, perché è Cristo che ci porta a destinazione. Alleluia, noi siamo chiamati per portare anima a Cristo, la sua parola produce la fede, noi ci dobbiamo nutrire di essa. Lo abbiamo letto e lo vogliamo rileggere in Romani 10,17, che dice che se ci nutriamo della parola del Signore, la fede aumenta, la fede cresce, la parola di Dio prende corpo nella nostra vita e ci fa fare passi di ubbidienza. E ciò che si ascolta, viene dalla parola di Cristo ed è lui che ci aiuta, ci porta, ci guida fino al cielo la cosa peggiore. Leggiamo i numeri 14:39. Mosè riferì quelle parole a tutti i figli di Israele. E il popolo ne fece grande cordoglio. Fece come aveva fatto nel verso 1, ma non si ravvide. Signore aiutaci, che noi facciamo cordoglio tra noi e noi, per aggiustare le cose tra noi, per far contento e ci consultiamo tra noi e noi. No, noi dobbiamo fare cordoglio davanti a Dio, perché Egli ci perdoni ci ristabilisca, ci ridia la fede e continuiamo il cammino, che non si ravvide. Noi facciamo ancora in tempo, come abbiamo letto e come stiamo dicendo, di tornare al Signore. La guida che avevano era la guida giusta. Mosè nel verso 40. E lì davanti a loro, ma non ci sono quelli che passano dalla sua parte. Leggiamo il verso 40. La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte e dissero: eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato il Signore, poiché abbiamo peccato. Chi salì? Salì Mosè ed Aronne. E il popolo continuò a restare così, nei sentimenti che voleva morire nel deserto o tornare in Egitto. Dio non li fece tornare in Egitto perché se no sarebbe stato screditato lui. Pensa per un attimo. Se tu torni in Egitto, dai la vittoria a Faraone che dice: Dio non ce l'ha fatta. Dio non ce la fa per portarti a destinazione, per aumentare la tua fede? Abbiamo bisogno di un vero ritorno al Signore, la Sua parola ci parla proprio per far sì che riflettiamo e diciamo a quelli che ci vogliono riportare in Egitto o che ci vogliono far morire nel deserto, io preferisco mettermi con quei quattro, ma se ci vuole anche due vanno bene perché Gesù dice dove sono due o tre io sono presente, piuttosto che restare in una comunità che ci sono centomila persone che camminano verso l'Egitto, è meglio restare in una comunità che c'è solo Giosuè e Caleb. Facciamo le scelte giuste. In Primo Corinzi 15,33 dice che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Il Signore ha ancora degli uomini di fede, delle donne di fede. Lo Spirito Santo ci fa comprendere chi sta camminando nelle vie del Signore e chi non cammina nelle vie del Signore. Facciamo ancora in tempo a fare la scelta giusta. È importante che tu scegli di camminare con uomini di fede. Camminare con Giosuè e Caleb e lasciare tutti e tre i milioni, tutti e tre milioni, ne vale ancora la pena. Perché? Perché gli unici che passarono all'altra parte fu Giosuè e Caleb. Giosuè divenne un grande conduttore. E Caleb, 85 anni conquistò ancora intorno a 100 erotte città fortificate. La fede è un grande dono del Signore, ma la fede è come una piantina delicata che la dobbiamo curare ogni giorno. È come quei fiori da serra che devi vigilare costantemente, che ci sia la giusta temperatura, l'acqua giusta, col calore giusto, con la temperatura giusta, e allora si sviluppa in un modo speciale. Curiamo la nostra fede, la fede viene dall'udire la parola di Dio. Coordiniamo i nostri principi con quelli che vengono dalla parola di Dio e così sintonizzati con Lui lentamente, giornalmente, quotidianamente camminiamo verso la terra promessa perché Lui sta per ritornare. C'è l'eternità davanti a noi. Non la dobbiamo perdere perché Dio ci ama e perciò dobbiamo vigilare e stare attenti. Signore aiutaci, Signore aiutaci, Signore aiutaci. Vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo indirizzare i nostri passi. Non ci perdiamo proprio a un passo della salvezza, specialmente noi che siamo anziani. Anziché mormorare, piagnucolare e piangere sulle nostre disavventure di fede, che si, si, si scioglie ogni giorno per restare insieme a chi ci tira dall'altra parte, fortifichiamoci nella fede e proseguiamo, perché il Signore è fedele. I riscontri erano quelli che Dio aveva detto, che quella era un, un, una, una nazione, era un terreno fertile. C'è sempre qualche difficoltà, ma il Signore ci aiuta ad abbattere le difficoltà quando camminiamo con Lui. Perciò dobbiamo sintonizzarci con Lui e Camminare secondo i consigli della sua parola e passo dopo passo ci porta a destinazione. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Noi veniamo a te perché sappiamo che tu sei fedele. Aiutaci ad essere fedeli nelle piccole cose e man mano, man mano, man mano scopriamo che la tua mano ci aiuta, ci prendi per la mano e ci porti a destinazione. Ti ringraziamo per questi esempi di fede e come immediatamente si nota la differenza di quando noi agiamo secondo quello che piace a te. I risultati sono immediati. Signore, fa che torniamo a te in questo giorno per vedere come tu agisci in un batter d'occhio nel momento che decidiamo di passare dalla tua parte e di volerti seguire. Ti rendiamo lode, onore e gloria, oh Dio onnipotente, grazie per la tua parola. Facci desiderare di nutrirci della tua parola per metterla in pratica mentre camminiamo con te, di valore in valore fino a destinazione, insieme al nostro grande, duce, capo e compitore di fede, Gesù. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, vai a leggere questi versi. Quelli che ti hanno parlato. Mosè li mandò ad esplorare il paese. Numeri 13, 17, 18. 13, 25 a 28. 13, 30, 32. Romani 10, 17. Numeri 13, 33. Esodo 12, 51. Luca 9, 45. Numeri 14, da 1 a 8. Primo Corinzi 15, 33, 34, numeri 4, 9 a 12, numeri 14, 36, 38, Primo Corinzi 1, 17, numeri 14, 39 e 40. Ebbene, anche oggi il Signore ci ha parlato e noi, piuttosto che piangere, per voler ritornare in Egitto, ripiegare su noi stessi è meglio piangere davanti al Signore per dire Signore io voglio continuare a camminare con te se non è, sei riuscito <coughs> chiedo scusa se non sei riuscita a seguire tutto il culto oggi c'è la replica alle ore 14.30 di a qualche tuo amico che non ha potuto partecipare, di partecipare. Telefona ai tuoi amici di seguire il canale 245, perché il Signore continua a parlare attraverso questa sua opera che ha voluto. Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina alle ore 10.30 per la solita visita pastorale e insieme ci nutriamo della parola del Signore perché essa fa crescere la fede nel nostro cuore e così saremo uomini di fede, donne di fede che perseveriamo fino alla fine. Pace, buona giornata, Dio ti benedica.